Eccoci di nuovo voi direte che cosa ho fatto ai capelli che cosa ho fatto ai capelli li ho raccolti perché sono tutti scalati li devo lavare perché ho, ho utilizzato il rasul credo di aver combinato qualcosa i capelli sono durati due giorni e sono da lavare quindi ovviamente sono appena tornata dall'ufficio quindi provvederò a, mm, a lavare i capelli e questo è un video che giro per la terza, quarta volta, non so quando lo vedrete perché purtroppo in casa non ho la DSL e sul cellulare ho solo un gigabyte che non posso consumare così e quindi non so quando caricherò il video, stringiamo i tempi così è più facile poterlo caricare perché da Vodafone sono tornata in Telecom perché mi hanno fatto un'offerta vantaggiosa. Mi hanno fatto questa offerta vantaggiosa, mi hanno sistemato la linea, tutto a posto, mi hanno lasciato senza DSL. Signor Telecom, la prego, la supplico, guardi i miei occhi, la prego, mi dia la DSL, io senza internet sono finita, io faccio tutto con internet, lavoro, faccio le mie ricerche, le, la banca, disposizione in banca. Tutto con internet. Come vedete, sono tornato dopo tanto tempo. Finalmente, la mia faccia è tornata alle dimensioni normali dopo l'intervento del mio dentista. Non sorrido perché ancora è in fase di lavorazione quindi ovviamente vedrete: sorriderò a ah, lavoro finito. Vi posso assicurare che è un lavoro che costa tanti soldini. E fa male. Fa, fa tanto male. Ve lo posso assicurare, soprattutto quando non riuscivo a mangiare e avevo una faccia così. Ho perso l'abitudine a stare davanti a una videocamera. Tele... No, telecamera non può essere una videocamera perché è quella del cellulare. Io continuo a toccarmi i capelli, però vabbè. Andiamo al sodo. Eh, non, ho fatto il... mm, sto non ho fatto il video dei prodotti finiti di gennaio perché ho finito pochissimo. Perché sono stata malissimo? Sono adesso reduce dalla famosa influenza. Mai, mai avuto un'influenza peggiore di questa, febbre altissima, tanto che ho addirittura delirato. E, e porto ancora i miei strascichi. Però ho avuto il tempo di truccarmi oggi. Allora, iniziamo subito con i prodotti finiti. Ho finito questa crema mani protettiva della Fior di Magnolia. Non è male, io la utilizzo. Ce n'è rimasta ancora un po' eh, che io penso di finire. La utilizzo soprattutto la sera, la sera a letto perché durante il giorno uso quella e me la porto nella borsa. Uso quella della Somatoline, effetto lifting, con la quale mi trovo da dio. Quella della Somatoline so che non è bio, ma è, è eccezionale. Lasciate perdere le mie unghie e le mie mani perché. Con questa influenza non ho fatto nulla, vi posso assicurare, e però quella della somatolina è qualcosa di eccezionale. Lifting veramente, ma non solo, non lascia scia bianca, si, si stende bene, si asciuga e si mh, assorbe in pochissimi secondi e non lascia quella sensazione di un ticcio che dà fastidio. Poi, altro prodotto finito. Io vado random perché ovviamente, non. sono qui alla rinfusa i prodotti e random ho finito e ne ho finiti ben due e le confezioni sono sporche. Devo essere sincera: questo della Kiko, che è lo Skin Evolution ed è il 3 Natural Rose. Finito, finito. Adorato, però a me. Piace tanto perché è molto coprente e ed ha un uh, FPS 12 e devo dire che a me è piaciuto adesso. Vediamo se ce n'è rimasto un po', ma non credo che ce ne sia rimasto. Vediamo un po' eccolo. Questa è la consistenza, se si vede, e questo è la soprattutto verso la fine. È molto denso, vedete? È molto denso, però devo dire eh, vedete è veramente finito, perché è veramente denso, denso, però coprentissimo, per chi vuole una coprenza massima, proprio tipo maschera di cera, no, a parte gli scherzi, perché vuole un'ottima coprenza, devo dire che questo è l'ideale, però purtroppo, ecco, adesso non rende, perché essendo finito, non si spalma più neanche bene, comunque, questo dovrebbe essere l'effetto, ma con la luce calda finché non sistemo la mia stanza, che ancora è ancora in fase di ristrutturazione. Voi non potete immaginare le cose che con il tempo una persona riesce a conservare, ad accumulare, avevo di tutto. Eh, carte per decoupage, eh, colori acrilici che ovviamente con il tempo si rovinano e quindi vanno poi gettati. Quanti soldi buttati! Vabbè. Poi ho finito. Alleluia! Alleluia! Vabbè lasciate perdere! Finito il Miss Manga! Finito, finito! Sì, sì, sì! Finito! Non ce la facevo più, ma vi ho detto che appunto io volevo terminare tutti i prodotti che ho. Devo smaltire perché ho un sacco di roba. Il Miss Manga, comprato perché mi sono fatta convincere dalle ottime recensioni eccetera eh, cioè il ormai lo scovolino è completamente secco, secco cosa odiavo di questo mascara? questo questo odiavo oh, non l'ho sopportato questo scovolino è stato qualcosa di terribile questo scovolino mmm era bello perché comunque mm, black eccetera però lo scovolino bocciatissimo quando andavo a lavorare il mascara poi mi si piegava questo scovolino maledetto. L'ho odiato quindi. Mi smanga. Arrivederci. Non ti voglio più vedere. Sto finito poi. Non l'ho finita, ma la devo buttare perché si è completamente seccata all'interno e ve la volevo far vedere. Ma l'ho usata due volte e poi si è seccata perché me ne sono completamente dimenticata. Era nell'armadio e l'ho dimenticata. Questa Deep Cleansing Warming Mask ed era una maschera ehm, termica maschera termica dell'Avon eccola qua questa era buona veramente buona peccato che l'ho dimenticata non l'ho più usata e si è seccata e la devo gettare altri prodotti finiti i soliti dischetti questi sono di Maurice e ne ho conservato uno perché ne ho conservato uno per farvelo vedere io uso solo dischetti grandi perché con i piccoli non ci faccio nulla questi sono 50 maxi dischetti, eccoli qua. Ribattuti, però il problema è questo, non sono ribattuti bene e completamente. Quindi quando vi struccate, si aprono, si aprono e non solo, vi lasciano tutti questi, non so se si vedono, questi pelucchetti bianchi, vi rimangono sparsi per tutto il viso quindi bocciati eh, li avevo comprati perché cioè veramente adesso comincio ad arrabbiarmi con i capelli eh. vabbè li taglio tutti deciso li taglio tutti oh basta oh. sono tornata peggio di prima e mh, bocciati non li ricomprerò giusto se sono veramente disperata poi finito finito lo shampoo della Vivi Verde Vivi Verde scrivono delicato ma quale delicato? ma quale delicato? Io mi sono trovata malissimo perché secca i capelli, io tra l'altro ho capelli fini, colorati e fragili, tendenti alla caduta, molto tendenti alla caduta e questo non è per niente delicato. Quando lavavo e sciacquavo non riuscivo più a infilare le dita in mezzo ai capelli, me li seccava da morire e se non avessi avuto un buon balsamo nutriente questo mi aveva rovinato completamente i capelli. La confezione Caterina te la mando, te la sciacquo e te la mando perché so che ti possono essere utili. Altro vediamo, perché qui ho anche i prodotti finiti alimentari, ma quello sarà un altro video. Ho fatto gli occhi storti, vabbè. Finito. Non ce n'è più. Caterina ti mando anche questo se lo vuoi. Il eh, balsamo labbra della Sien, quello Milk and Honey. Mm, il profumo è favoloso, il profumo è favoloso e ammorbidisce le labbra, sebbene non le protegga al massimo, non le protegge moltissimo le labbra. Però lo dovevo finire perché ne avevo tre, uno l'ho regalato, questo l'ho finito e dovrei averne sparso perché io in ogni borsa ho un balsamo labbra di marche diverse, così almeno li testo tutti. E, quindi questo è finito, sono contenta. Ovviamente non lo ricompro perché ho da testare altri balsami labbra. E invece un balsamo labbra, quasi in tonso, guardate, è praticamente in tonso questo balsamo labbra. L'odore mi dice che è anche andato ormai. L'ho comprato, questo l'ho trovato credo da Eurospin, questo l'ho trovato da Eurospin, della Delice, e questo era il Milk and Honey come quello della Lidl mentre però questo ha un, un profumo, una fragranza eccezionale questo questo è stato schifoso fin dall'inizio mi ero fatta attrarre da questo Milk and Honey allora innanzitutto è durissimo durissimo da applicare sulle labbra ehm, non fa nulla praticamente nulla quindi questo lo butto completamente sano è stato usato pochissimo ed è anche andato a male cioè bocciato bocciatissimo a non rivederci più assolutamente poi ta ta finito ma già riacquistato io di solito questo lo uso in combinazione con il dentifricio dell'equilibra sempre alla loe questo è favoloso bisogna abituarsi un po al, al gusto perché qui c'è scritto gusto di menta però si sente l'aloe però è favoloso. Ve ne ho lasciato un goccino per farvi vedere com'è. Praticamente, questo colluttorio è davvero eccezionale perché ritarda moltissimo la formazione della placca, lascia un alito fresco e devo dire che mi trovo benissimo. Tanto che l'ho ricomprato e io questo penso di non mollarlo più. Non ho, al momento, non ho trovato altri colluttori che siano migliori di questo. Poi ho finito un sample chi li riconosce il sample della Lush in cui era contenuto e viene lasciato un pochino eccolo qua il non ti scordar di me non ti scordar di me è uno struccante occhi sebbene poi nella confezione di carta dove ci sono le indicazioni dei sample ovviamente eh, diceva appunto che poteva essere spalmato su viso ed occhi quindi non solo sugli occhi anche se io l'ho comprato come struccante occhi e, e poi rimosso con del tonico. Io l'ho usato però solo per gli occhi, non per il viso. E io, voi sapete, amo i prodotti Lush. Ormai il profumo neanche si sente più perché ha, ha, ha quel mh, aroma un po' rancido di ciò che ormai è scaduto. Io amo i prodotti Lush, non ti scordare di me, lo volevo provare perché volevo provare un nuovo struccante per gli occhi, piuttosto che sempre i bifasici, eccetera. E mi sono trovata abbastanza bene, anche se questo fatto di doverlo passare e poi passare il tonico mi era un po' scomodo, perché purtroppo io vado sempre per uno, a Roma si diceva andare sempre per uno, cioè vado sempre di fretta quindi ovviamente per me mh, star lì a passarlo e poi a passare il tonico è un po' un problema il bifasico è anche più semplice da fare e ho notato che lasciava un po' un ticcio il contorno occhi però non mi posso lamentare al momento l'ho provato però vorrei provare qualcosa di diverso quindi al momento non penso che lo ricomprerò poi vediamo un po' abbiamo finito ok quasi tutto finito poi ho oh, Finito con mia grande sofferenza questa maschera fresca Marinella. Marinella è una maschera fresca per il viso, un concentrato fresco e rigenerante per una pelle magnifica, alghe fresche nutrienti, miele contro i batteri, aloe vera, lenitiva, guardate nei, miei, nei prodotti che amo di più c'è sempre l'aloe, rosa antirossori da applicare disegnando una spirale partendo dal naso. Sentirete che energia. Io questa era la prima volta che la usavo e ho dovuto aspettare fino adesso e adesso non c'è stata occasione di tornare da Lush per comprare le maschere fresche perché sapete che a dicembre le maschere fresche non ci sono da Lush, quindi adesso sono tornate sicuramente in vendita. Questo è l'aspetto della maschera. Vedete quelle macchie nere sono delle foglie di aloe. Foglie di aloe. L'odore è molto acre, fresco magre. E devo dire che io cioè, l'ho trovata divina, questa l'ho trovata divina, Marinella io la ricomprerò, a parte il fatto che Marina, Marinella sono dei nomi a cui sono affettivamente legata moltissimo, perché la mia mamma si chiamava Marina e io la ricomprerò sicuramente, anzi voglio andare a ricomprarla perché è veramente un ottimo prodotto, questo lo consiglio a tutti veramente, è favolosa e adesso appena potrò andrò alla lascia a comprarla, che borse che ho, vabbè, oh, vabbè, oh, non è finita, purtroppo è scaduta, ma io la ricompro, perché ormai questa è la, non so qual, quante volte l'ho già comprata, sempre di Lush, sempre una maschera fresca, io devo fare qualcosa con questi capelli, è la maschera fresca per il viso che si chiama la vena poetica, questo è il mio amore, questo è il mio amore per la vita, ed è un trattamento lenitivo idratante, io l'avevo preso quando il famoso eh, fondotinta della Rimmel mi bruciò il viso, comprai questa e mi risolse, con due applicazioni mi risolse il problema, è per pelle secca e sensibile, con avena per, per calmarla e nutrirla, burro di il lipe contro i rossori, caolino per detergere e un delicatissimo scrub di mandorle. Allora, allora, mamma, io vado in invisibile solo a sentire l'odore. Questa è la maschera la vena poetica, come vedete è praticamente piena. Questa non è scaduta, non è andata male. Io quasi quasi stasera la faccio. Che vuoi che faccia? Non credo che mi faccia malissimo. E questa è appunto il nome e tutto quanto. Eh, dovrei aver raggiunto i 5 contenitori. Speriamo. Dovrei averli, sì, così almeno mi regalano una maschera fresca. Magari mi prendo questo o Marinella. Questa, ragazze mie, cioè se avete un lash vicino, provatela, fidatevi di me, lo so, è da poco che sono qui e spero non mi abbiate abbandonato in questo, momento, in questo periodo di assenza, ma fidatevi di me, cioè provatela, almeno una volta compratela, anche perché non costa tanto, sugli 8, 8,50, ma provatela veramente, cioè qualcosa di eccezionale, poi io adoro questo, questo profumo, perché lo chiamo profumo? Anche se comunque è una fragranza, io senza questa non faccio più niente ormai. Io questa non la lascio più. Sperando che la mantengano sempre in produzione perché se no io vado da Lush, mi incateno al cancello della Lush, della sede principale, finché non mi fanno un barattolone che non scade mai di lavena poetica. Poi ho quasi finito, quasi perché ormai è al termine, questo che è un prodotto, è il. Radiant Night Caviar Advanced Repair Serum ed è un, ripar un siero riparatore notte al caviale. Io questo l'ho comprato da QVC. Questo è, è un prodotto Cruelty Free, e, ed è proprio un siero che si, praticamente si versa oddio, sulla mano, eccolo. E poi, ovviamente, la sera andando prima di andare a dormire e poi si sì, massaggia sul viso. All'interno dicono che queste piccole sferule più che si notano si spaccano e rilasciano le proprietà del caviale. Credo sia caviale, non lo so. Devo dire che con questo, ve lo faccio vedere da vicino, eccolo qui, mi sono trovata da Dio. E mi, ovviamente lo finisco, ovviamente, però visto che sta per finire ve lo volevo far vedere ed è favoloso, veramente favoloso. E mi sono trovata molto bene e non lo ricompro al momento però appena ci saranno nuove offerte della Pry anche perché l'avevo comprato in un, quello che si chiamava Today Special Value e l'avevo pagato non mi ricordo quanto avevo, nel, nel, diciamo, nel pacchetto offerta c'era questo poi c'era un contorno occhi all'oro 24 carati e una crema da giorno a base di oro a 24 carati Devo dire che mi sono trovata benissimo. Questi sono i, prodotti, i miei prodotti finiti di gennaio e comunque adesso i primi 20 giorni di febbraio. Eh, come vedete mh, non ho finito molto, soprattutto di, di make up, perché Perché non mi sono truccata molto, stando male, eccetera, eccetera, con il Io che devo fare con questo ciuffo, vabbè. E stando poco bene, quindi mi sono truccata poco e quindi ho... Consumato poco. Volevo avvisare la vincitrice del mio ultimo giveaway. Che ehm, spedirò presto i premi. Anzi, vi dico, per quanto riguarda i miei giveaway, anzi, ne, ce ne, ne ho già preparati altri due, uno tutto Essence e uno tutto Kiko. E, ehm, però, quando c'è l'estrazione, poi dovete avere pazienza per la spedizione perché purtroppo la posta non è vicino a casa mia. E io non lavoro nel mio stesso paese, lavoro abbastanza distante, quindi io impiego un'ora per andare al lavoro e un'ora per tornare, quindi molto spesso i miei orari non coincidono con la posta, quindi io ho bisogno di un po' più di tempo per le spedizioni. Così come Carmela Passarino ti chiedo perdono, ma il tuo pacchetto è pronto. E ho comprato, oltre a quella che già ho spedito a Giorgia, quindi la pinzetta, ne ho comprate altre 5. Che sono ho inserito nella scatola dove ci sono poi dei pensierini per te. Quindi adesso in questi giorni mi sto rimettendo. Oggi sono tornata al lavoro per la prima volta, quindi ti spedisco tutto così tu potrai dare a Giorgia le, le pinzette. Questi sono i miei prodotti. Spero vi, vi abbia fatto un po' di compagnia. Ci vediamo alla prossima. e... Un bacione, adesso registro una recensione di una, di una cosa quindi mi vedrete sempre vestita allo stesso modo e spero che almeno fra, fra qualche secolo sarà pronta la mia stanza per poter finalmente avere il mio angolino, mettermi la videocamera, le luci e tutto. Ovviamente, non avrete mai da me lo sfondo bianco con la candela tutti ormai hanno, anch'io io, le Yankee Candle, però non mi interessa, cioè un video deve essere fatto di contenuti, è bella la, la cornice, ma se poi non c'è il contenuto, se poi i contenuti sono sempre quelli, anch'io comincio a stancarmi di fare i prodotti finiti, le video review, infatti adesso voglio cominciare a fare qualche tag, ecco che torno a parlare romano. Voglio cominciare a fare qualche tag e vorrei come mi aveva chiesto Caterina una collaborazione. Sì, voglio fare una collaborazione con te, Caterina Camilleri. E ho già pensato a un video tag perché um, Caterina mi ha detto: Dai, facciamo una collaborazione, cerco in giro qualche tag carino. E io gli ho detto: perché non lo creiamo da sole? Perché non ci inventiamo un tag come il mio vecchio tag Ma il Birthday Tag. Voglio fare qualcosa di diverso. Cioè, se c'è un tag che mi colpisce in giro, sì, ma siccome al momento non ne ho trovato uno che mi colpisse, ho deciso di fare un tag io. Anzi, Caterina, ho già l'idea. Stasera non ho la connessione perché WhatsApp vuole la connessione io sul cellulare. Mi devo tenere stretti i gigabyte, altrimenti mi finiscono. Quindi, vabbè, in qualche modo ti farò sapere che idea ho. E chi volesse collaborare con me, basta scrivermi, il mio, il mio indirizzo mail ve lo metto nell'info box. E anche se baby-si, si dice baby-si. Il virà: Baby-si. Perché baby è il mio eh, diminutivo: il diminutivo di Barbara in inglese. E sì, anche se è scritto psi, è il, diciamo, la prima parte di Psychology. Tanto per BabySi, sì, però se volete chiamare il mio canale Baby Psy, Baby fate come vi pare. A me va benissimo tutto, tutto. Mi fa piacere solo se, se io vi possa far compagnia e vi fanno piacere le mie chiacchiere. Uh, 22 minuti, 23, 23. bacia a tutte.